consiglio comunale è stato abbastanza sereno, salvo qualche debolezza che ha dimostrato la maggioranza, dato il voto contrario del consigliere Riotto e del consigliere Zagarella. Il bilancio, sappiamo tutti, è un atto dovuto, l'atto forse più importante che un'amministrazione comunale si appresta ad approvare. Ovviamente, oltre ad essere l'insieme delle risorse che devono essere destinate per vari settori, quali la cultura, l'infrastruttura, e anche l'insieme delle scelte politiche che hanno fatto sì che l'amministrazione che ora governa vincesse le elezioni anziché l'opposizione. Quindi l'opposizione non poteva votare favorevolmente questo punto all'ordine del giorno. Un'altra cosa, nei vari interventi proprio dell'opposizione si è palesata, diciamo, un abbandono da parte dell'amministrazione dei suoi cavalli di battaglia storici, quindi raddoppio dell'inceneritore e ospedale. Bellofiore ha detto che non è vero, lei cosa pensa in proposito? Quello che dice Bellofiore sono solo parole, i fatti invece non sussistono. Tutto quello che era stato da lui promosso in campagna elettorale non è stato fatto. Nei giorni scorsi, insieme al consigliere Bagalà, lei ha diramato un comunicato in cui, comunque, parlando di piano ambiente, della sua situazione di crisi, diceva che è fondamentale tutelare i lavoratori e quindi far sì che comunque qualunque altra società si debba formare per la raccolta dei rifiuti venga formata con, diciamo, usando la manodopera di piano ambiente. Ci vuole fare un passaggio anche su questo? Sì, perché dopo le dichiarazioni rese dal dottor Foracchia durante un incontro pubblico che si è tenuto a Polistena negli scorsi giorni, lui stesso ha affermato che piano ambiente può fallire. Allora è nato spontaneo da parte mia e del consigliere Bagalà la difesa per questi lavoratori che comunque hanno costruito la propria famiglia in funzione del proprio reddito. Quindi se dovesse fallire piano ambiente, come ha detto, ha paventato il dottor Foracchia, allora in una prossimo bando bisogna richiedere che siano inseriti, assorbiti questi lavoratori che ora perderebbero il posto di lavoro nel caso in cui la società dovesse fallire.